ancora con voi per parlare di salute, per parlare di benessere, per cercare di dare delle informazioni utili. È ancora con noi il dottor Roberto Venezia, che è segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina, Medicina Generale. Dottore, abbiamo parlato di medico di famiglia e abbiamo iniziato a parlare anche del percorso formativo. Cosa bisogna fare per diventare medico di medicina generale? Vogliamo concludere? Sì, molto volentieri. Allora, si fa un percorso formativo di 3 anni che viene fatto sia in teoria che in pratica, perché i medici in formazione passano lunghi periodi, almeno un anno presso gli studi dei medici di famiglia, e a trimestri, quindi a seconda delle organizzazioni. Qui in Piemonte siamo molto ben organizzati, è un corso che viene fatto a livello regionale, quindi anche gli aspetti organizzativi sono affidati alla regione, ci sono dei coordinatori competenti, ci sono docenti che collaborano naturalmente con i docenti anche di contenuto, quindi con gli specialisti, si trattano tutti gli argomenti e tutte le problematiche che poi un medico di famiglia all'interno del servizio sanitario troverà e dovrà, è il ruolo che dovrà fare. Quanti anni di studio? E sono, dopo il corso di 6 anni, sono altri 3 anni. Quindi 9 anni di studio, e non sono pochi, diciamo sì. Proprio che non sono pochi. Da qui mi aggancia una cosa che io ho letto sul vostro sito, che poi è stata ripresa anche dai media. Allora, sul vostro sito c'è scritto: dal 2020, quindi tra 2 anni, i medici di medicina generale del Piemonte non basteranno più. E migliaia di cittadini rischieranno di rimanere senza assistenza. È quanto emerge da Medici di Medicina Generale in Piemonte, studio analitico delle graduatorie e proiezione sulla carenza di medici nel periodo 2017-2032. Cosa significa per le persone? Allora, questo è un fenomeno ampiamente conosciuto e da molti anni già denunciato come problematica. Allora, per cercare di spiegare, dobbiamo far riferimento alla cosiddetta gobba previdenziale, cioè quella massa di medici che sono entrati nella fine degli anni 70, cioè il 78 è stato fatto il Servizio Sanitario Nazionale, quindi negli anni 80, quelli che sono nati negli anni 50 e 60, che sono entrati massicciamente all'interno del Servizio Nazionale negli anni 80 sostanzialmente, e che quindi si stanno avvicinando all'età pensionabile. E quindi ci sarà una fuoriuscita notevole, che è già iniziata in questi anni, ma che si accentuerà man mano che questa gobba previdenziale avanza verso la pensione. Ed è dovuto a un saldo negativo tra chi entra e chi esce. E questa è la problematica. Noi questa situazione sui dati di proiezione l'abbiamo già, come dire, dichiarata e denunciata da diversi anni, tant'è vero che nel 2012 avevamo fatto un primo rapporto, questo ci permise di ottenere, unica regione in Italia in quell'anno, il raddoppio delle borse di studio per la formazione specifica, che da 40 borse di studio, cioè 40 corsisti, passarono a 80, e poi via via sono cresciuti, oggi siamo intorno ai 110, ma sono ancora insufficienti. Perché? È vero che esiste una graduatoria che sembrerebbe molto estesa, perché ci sono, mi pare, 1300 o forse qualcosa di più, ma in realtà è una graduatoria obsoleta che alla prova dei fatti fornisce mediamente un 1%. Quindi attualmente, diciamo così, i rimpiazzi sono fatti per la stragrande maggioranza dal corso di formazione, da quelli che escono dopo 3 anni. Quindi, però, questo saldo negativo quando incominciamo a vederlo nella nostra regione, che è quello che ci interessa? È un fenomeno nazionale, attenzione, non riguarda soltanto i medici di famiglia, riguarda tutta la categoria dei medici, ma in particolare a noi interessa parlare del medico di famiglia, e quindi di quello parlo. Anche in Piemonte cominciamo a registrare il primo saldo negativo, non chissà tra quanto, ma fra un paio d'anni. Nel 2020 avremo il primo saldo negativo. È così per tutta la regione? Non è così per tutta la regione. Questo è l'altro dato interessante, ma anche nello stesso tempo allarmante. Perché per quanto riguarda, diciamo, la città di Torino e provincia, il fenomeno in quei primi anni
sarà sensibile ma non drammatico, mentre in altre province, Novara per esempio, ma penso più Biella, forse anche il Cuneese, si arriva da percentuali che sulla provincia possono essere di deficit di un 10%, ma si arriva al 50-60% in certe aree del Piemonte. Questo significa che in una proiezione verso gli anni 30, quindi più o meno così, se non si pongono dei rimedi, circa 1 milione potenziali di cittadini piemontesi potrebbero non avere più il loro medico di famiglia. Allora, noi lanciamo questo allarme perché? Perché sicuramente dovremmo incrementare l'ingresso nei corsi di formazione per poter fare numericamente più diplomati di medici. Questo su questo versante. Dall'altro andranno rivisti magari i rapporti ottimali che oggi segnano la presenza di un medico di famiglia sul territorio ogni 1200 abitanti in Piemonte, quindi questo va un attimo rivisto. Si dovrà anche fare qualche cambiamento organizzativo sicuramente, e insomma vediamo, però oggi lanciamo questo tipo di allarme: bisogna aumentare le borse di studio, bisogna anche rendere questo tipo di professione, perché abbiamo anche questo problema, appetibile per i giovani. Oggi ha perso abbastanza per molti motivi. Sicuramente la valorizzazione sociale del medico di famiglia, come in generale tutta la categoria medica, è andata un pochettino scemando nel corso degli anni. È vero. Non è più quella professione così appetibile come poteva essere 20 anni fa. E poi per mille altre ragioni che non sto qui a... Quindi va resa la professione del medico di famiglia valorizzata, in modo che i giovani abbiano attrazione e motivazione per fare questa professione. E poi dare la possibilità di formarsi, naturalmente. Ma però oggi si parla di case della salute, un nuovo modello di cure primarie. Di cosa si tratta? Lì il medico di famiglia è una figura importante. E qui dobbiamo un attimino intenderci, perché spesso... Cosa significa la casa della salute? Dobbiamo intenderci. Casa della salute può essere la risposta insufficiente o forse anche sbagliata per un'esigenza giusta. E mi spiego. Oggi il nostro Servizio Sanitario Nazionale funziona molto bene come funziona bene un radar. Mettiamola così, cerco di fare questo esempio. Cioè, chiunque di noi ha un problema, che entri dalla porta dello studio del proprio medico, dalla porta di un pronto soccorso, di un medico specialista, portando un problema di salute o pensando di avere un problema di salute, trova una risposta, alle volte anche qualificata. Ma questo funziona bene per i problemi, per le patologie, per le malattie che emergono. E non possiamo adottare lo stesso sistema per quelle malattie croniche che hanno una storia evolutiva, che non per definizione non possono guarire ma devono essere curate. Cioè, ovvero, non possiamo aspettare che un paziente venga dal medico quando sta male, un paziente che ha una patologia. Dobbiamo cercare di intercettarla prima. È il discorso della cronicità che sta mettendo a dura prova i servizi sanitari in generale, quello Servizio Sanitario Nazionale in particolare, che non è tanto legato, se vogliamo, sì, è anche legato al fenomeno del cosiddetto invecchiamento della popolazione, ma viva Dio, viviamo di più, questa dovrebbe essere una buona notizia. L'importante è cercare di vivere anni in buona salute, questo è il problema, non tanto quanto, ma con quale qualità, e questa possiamo dare sicuramente un contributo anche con i nostri servizi. Però la cronicità non si può affrontare con un'organizzazione cosiddetta di medicina on demand, cioè d'attesa. Io sono nel mio studio, lo specialista è nel suo studio, l'ospedale è lì e aspettiamo che arrivi il cittadino, il paziente a portarci il sintomo. Attenzione, non voglio dire che non serva una medicina d'attesa, che tra l'altro è quella più gradita dal cittadino, che sa che può venire da me per ogni questione, ogni problema, eccetera, no? Ma sulla cronicità bisogna un po' organizzarsi, anche e soprattutto su alcune, perché poi il paziente che, ahimè, ha qualcosa come 3 o 4 patologie, e poi il paziente che dal punto di vista dell'assorbimento delle risorse, per esempio, fa il 60-70% dell'assorbimento delle risorse. E qui dobbiamo dare una risposta organizzata, ovvero dobbiamo cercare di intercettare prima che si manifesti lo scompenso, il sintomo, il malessere, il disturbo, la complicazione della malattia. Quindi puntando sulla prevenzione,
puntando molto sulla prevenzione, sul monitoraggio di queste, con una medicina che noi diciamo attiva, cioè dobbiamo muoverci prima che il paziente abbia il disturbo e lo porti dal medico. Questo comporta una certa organizzazione. Più che di case della salute, perché se immaginiamo la casa della salute come un luogo fisico dove ammucchiare dentro i medici, sbagliamo, nel senso che non risolviamo nulla, perché potremmo essere riferimento per quelle popolazioni che stanno lì intorno. Io voglio sempre avere una visione del territorio come un territorio sparso, abbiamo le montagne, abbiamo le colline, abbiamo i piccoli paesi. Io sarei più, e oggi la possibilità c'è, di ragionare in termini di rete della salute o rete per la salute, cioè mettere in rete gli operatori sanitari del territorio, avendo però anche dei riferimenti. Ad esempio, mi verrebbe molto comodo che se seguiamo una certa patologia cronica, che magari in qualche luogo territoriale, poi quando ho bisogno di una visita specialistica, di una consulenza nella gestione di una questione, ci sia un accesso diretto. Evitiamo così di passare attraverso i CUP e attraverso le liste d'attesa. Allora, in questo modo, cioè, se vediamo la casa salute come un luogo dove poter mettere anche tecnologie, eccetera, questo è positivo, ma dobbiamo ragionare in una sorta di rete territoriale per la salute, ma anche per un problema di equità. Perché i miei cittadini che stanno nel paesello non possono poi avere accesso alla stessa qualità di cura per la stessa malattia, per la stessa patologia, di quelli che magari stanno in città e hanno questa casa della salute, tra virgolette? Quindi dobbiamo estendere il concetto. Questa è la scommessa. Quindi più che altro non seguirei le definizioni, ma chiediamoci che cosa bisogna fare, poi vediamo con quali strumenti e anche come definirli. Speriamo di dare delle risposte soprattutto a favore della popolazione. Ah, questo non c'è dubbio. Grazie. La ringrazio, dottore, per essere stato con noi, e ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito, e li invito alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.